oggi giorno speciale e la candelina c'è stata, tanto per cominciare. Yeah, ce l'ho fatta! E qua c'è il festeggiato, che è molto 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 vecchio. No! Sì, sei vecchio! No, sei vecchio! Miglioro come il vino! No, sei vecchio! No, vabbè, io sto zitta perché non ho più di te, comunque siamo vecchi così! Come castagna! E la torta sole è piaciuta! Da morire! Federico ha spiegato il significato della torta, ovvero? Perché la torta sole l'abbiamo fatta a Ricky perché illumina le nostre... Bravo! Adesso accendiamo tutto. È diventato subito fresco. Prima che si scioglie tutto, vai amore! Qualcuno batta le mani! Una mano sola. Auguri amore! Che poi, non so se ve l'ho detto, ma lui è molto, molto vecchio. Ok, abbiamo finito di fare colazione, questo è quello che rimane. Va bene, però siamo stati bravi, non abbiamo preso anche biscotti e quant'altro. Solo questo mi ha mangiato, sono stati bravissimi. Ciao amore, grazie della sorpresina, è davvero bellissima. Prego. Ed è davvero buonissima come torta. Davvero. Devo dire che è carina, leggera. L'unica cosa che, come già vi dicevo nel vlog di ieri, 150 grammi di Nutella. Anche lui ha detto che già così è il giusto. Non è, sì, né troppa né troppa poca. Quindi 150 grammi no. Ma dove? Ma dove? Saranno 300. O 350. Eh no, lì ne sono almeno 100, ci saranno nel vasetto. Vabbè, a parte te che te la sei mangiata, però per la torta ho avanzato più o meno 100 grammi. Anche Fedino se l'è scofanata tutta. Abbiamo visto, ho inquadrato casualmente la mano con... Sono contenta che ti è piaciuta. Sì, sì, buonissima. Noi abbiamo il nostro tanti auguri personalizzato. La scena più bella che io potessi mai vedere e che vorrò vedere per l'eternità, quindi sono fortunato e sono orgoglioso. Eccoci qua, salto temporale come sempre, e mi sono truccata, stiamo per uscire per appunto farci una passeggiata tutti insieme e ho messo questo rossetto qui di Dior, ho messo anche un post su Instagram, quindi per chi non mi segue lo lascio sempre qui. È un bellissimo colore, tra l'altro appena lo si mette, aspettate che però con la luce non rende, quindi ve lo faccio vedere poi, ve lo faccio vedere alla finestra. È un colore molto nude, molto delicato, un po' per tutti i giorni. Se vi può interessare, volevo dirvi il numero, se c'è un nome, ma non lo vedo, quindi non ve lo so dire. Boh, non lo so, c'è un 327 sotto, 7Y1E, ma non c'è un nome, niente. E mi piace tantissimo, tra l'altro appena l'ho messo era molto più chiaro, poi guardate com'è diventato, veramente bello. Adesso ve lo faccio vedere alla finestra perché rende molto molto di più. Mi piace da morire, fatemi sapere se piace anche a voi. Eccoci! Liberi. Tutti a passeggio! C'è una bella giornata, però c'è qualche nuvoletta che non convince. Non convince. Speriamo che non si metta a piovere, ma noi siamo comunque ben forniti perché abbiamo l'ombrellone di anche l'ombrellone di mia mamma che ci ha donato.
E niente, adesso andiamo a farci un giretto in una via che è piena di negozi qui vicino a casa nostra. Ci facciamo un giretto per il compleanno di amore. Questa, tutte praticamente, tutte tranne due. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah sì, allora conviene prendere anche quello, sai, se è alluminio, perché è finito. Siamo da Hyper Soap. Tornati a casa. Mi avevate chiesto un video dedicato su prodotti per la casa, queste cose qua, però sono veramente pochissime cose, quindi quando capiterà che magari vado dai cinesi, perché solitamente da loro che faccio grande scorta, invece dai Hyper Soap, essendo un po' più caro, seguiamo solo le offerte, quindi non compriamo proprio così tanto da farci un video dedicato, quindi ve lo faccio vedere qui. Purtroppo non ho il cavalletto sotto mano, quindi saranno riprese un po' ballerine, quindi perdonatemi. La lista è piccolina, però insomma ho pensato di accontentarvi visto che me l'avete richiesto. Tra l'altro oggi sto anche vloggando, quindi alcune scene da Hyper Soap le ho filmate nel vlog, quindi se non l'avete visto andate qui a vederlo, oppure ve lo lascio nell'info box se mi ricordo, perché puntualmente mi scordo di mettervi link, perdonatemi, sono stordita, poi dormo poco in questo periodo. Allora iniziamo subito con questa carta Scottex che ho già tirato fuori perché è bella ingombrante. Sono tre rotoloni Regina linea di cuori, quella super assorbente da cucina, con delle scritte anche molto carine sull'amore, quindi molto molto simpatica, e l'abbiamo pagata in offertissima. Aspettate che ho qui lo scontrino, quindi vi dico magari passo passo i prezzi, però mi pare Regina di cuori asciugoni c'era lo sconto. Mi pare 1,60€, una cosa del genere. Sì, 1,60€. Poi questo Vidal nero da uomo, se l'è preso Ricky per lui. E questo qui è anche bello grande perché è da 500ml, quindi bello grande. E il Vidal l'abbiamo pagato 1,99€. Poi ho preso questo qui che non avevo ancora visto in giro, della linea di felce azzurra, cosa sto riprendendo non si sa, alla cenere vulcanica. Mi ispirava tantissimo, ho usato il profumo ed è qualcosa di buonissimo, non è il classico felce azzurra ma è comunque il profumo di felce azzurra con una nota diversa. Devo dire che è molto molto buono ed è anche uno smacchiante ravvivante, 29 lavaggi, vedete che c'è scritto smacchiante ravvivante, cenere vulcanica, non l'avevo mai visto, e questo qui è costato 2,99€, sempre in offerta. Poi nell'altra bustina c'era l'offerta sulle pellicole, su l'alluminio, tutti i vari rotolini, carta da forno eccetera, quindi questo qui della Cookie, che è quello con cui mi trovo meglio perché solitamente
le pellicole sotto marca faccio fatica poi a staccarle, si spezzano, mi succede sempre qualcosa di un po'... sono un po' scomode, non so perché quella della Cookie secondo me è la migliore, quindi quando capita un'offerta io prendo questa. Quindi due rotolini Cookie costavano, ne pagavi uno e ne prendevi due. Quindi Cookie, questo qui l'ho pagato 1,62 euro tutti e due, invece che 1,62 euro l'uno, quindi 1,62 euro due rotoli. Poi abbiamo preso lo svelto, che io appunto solitamente riempio l'altro mio dispenser, l'altro sì, vabbè, avete capito, non so se ho detto giusto, comunque solitamente lo travaso, adesso vedo perché mi ha un po' stufato, perché a volte me lo lancio ovunque perché è un po' duro, quindi magari utilizzerò questo. E questo qua è quello all'aceto, sgrassa ed elimina gli odori, fantastico, l'avevo già provato ed è molto buono. E questo svelto mi pare 99 centesimi, aspettate che controllo, 99 centesimi. Poi ho preso queste spugnettine qui, 4 panni spugna, li avevo terminati, mi ci trovo benissimo per la cucina e solitamente uno lo utilizzo per il bagno. E questi qua Vidal, no, questo qua si chiama Spontex, 4 panni spugna, e l'ho pagato Spontex 1,65 euro questo qui. Poi un accendigas, perché noi abbiamo la sicura per i bimbi, e quindi l'accendigas invece, vediamo se lo trovo, 1,98 euro. Poi abbiamo preso, sfruttato l'offerta per i sacchi della pattumiera, questi sono molto carini, piacevano un sacco a Fede perché hanno tutti i disegnini, vedete i fiorellini, e profumano, profumano anche, molto buono il profumo. Ci sono 15 sacchettini su ogni confezione, sono della marca Hyper Soap, e tutti e due costavano, non lo trovo, non lo trovo, 1,98 euro tutti e due i rotolini, quindi 1,98 euro tutti e due. Poi ho preso queste spugnettine qua, invece delle classiche pagliette, perché mi dà fastidio quando sfrega contro l'unghia la paglietta, non lo sopporto, e quindi ho voluto provare queste qui, si chiamano Glizzy Power Inox, per lucidare le pentole sotto, le padelle, queste cose qua, ed è meno fastidiosa anche al tatto, è una cosa nuova della Vileda. E Vileda Power Inox, due pezzi 1,86 euro, cioè due pezzi nel senso che c'è due spugnette, non due confezioni. Poi ho preso questo shampoo illuminante olio splendente Dona Capelli Morbidi e Setosi della Splendor. Non l'ho mai provata questa profumazione, però mi è piaciuta. Avevo provato la classica al cocco della Splendor per il balsamo, quello shampoo non l'avevo ancora mai provato. E questo qui l'ho pagato, lo Splendor Shampoo Olio 300 ml, 89 centesimi, era in super offerta, questo qua. Poi ho preso a 99 centesimi, questo me lo ricordo, il Mastrolindo al limone, classico al limone, in realtà ne ho ancora, però era in offerta e ne ho approfittato, così faccio scorta. Poi ho preso ancora un balsamo crema nutrizione, mai visto prima, quindi ero curiosissima di provarlo, Rituale d'Argan, crema di mandorle e olio d'Argan del Marocco, capelli molto secchi indisciplinati, districa, nutre intensamente, disciplina, estratti naturali, 100% riciclabile, quindi sono quelle confezioni riciclabili. Questo è 200 ml e dell'ultra dolce l'ho pagato 1,69 euro. E basta, poi c'è ancora il mio eyeliner che non ho sotto mano perché ho messo in borsa, però è un eyeliner dell'Astra, non volevo assolutamente andare a spendere, avevo visto quelli della Pupa, quelli della... non mi viene il nome, della Deborah Milano, però troppo cari, veramente 10, 11, 12 euro, anche 15 euro, e quindi ho optato per l'Astra, ve lo farò vedere poi in un vlog con calma, e l'ho pagato soltanto 3,50 euro, quindi molto più fattibile, alla fine è sempre un eyeliner, insomma va bene lo stesso. E sì, 3,50 euro, Astra Ink Liner Nero Intenso, perché avevo proprio finito quello che presi a Natale con il... come si chiama? Non so se vi ricordate, per chi mi segue almeno da Natale, avevo messo un video vlogmas in cui avevo acquistato il calendario dell'avvento di Makeup Revolution.
Quindi, mentre avevo preso il calendario di Makeup Revolution, mi ero acquistata l'eyeliner di Makeup Revolution, che non mi è piaciuto per niente, quindi ve lo sconsiglio, perché appunto è quello che indosso adesso, ma ho dovuto calcare come una pazza. E poi va via veramente con una facilità estrema. Io adesso sono fuori da un paio d'ore, ma stassi fuori tutta la giornata con questo eyeliner mi si sbaverebbe tutto. È orribile, quindi non ve lo consiglio assolutamente. E niente, quindi queste pochissime cosine, tutte offertine, insomma. E questo vuoto che c'è stato, ce n'è, ce ne sarà.